Ciao a tutti, benvenuti in Mind, il nuovo sito italiano sulla tecnologia. Oggi per voi testeremo il nuovo HTC Desire. Se ne è sentito molto parlare in TV in questi giorni. Questo è il telefono. Andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Allora, troviamo la solita manualistica con la garanzia, eccetera. Poi abbiamo il cavo dati e, anche per ricaricare USB, micro USB. Poi abbiamo l'alimentatore USB, molto piccolo, abbastanza comodo. Poi le cuffie con jack da 3,5, pulsante, risposta, play, pausa e avanti e indietro per le canzoni. Sono abbastanza buoni, unica nota dolente è un po' la mancanza di bassi di queste cuffie. Poi abbiamo dei gommini per le cuffie che abbiamo visto prima, con un gancetto per una clip per la giacca. E poi basta. Troviamo ovviamente la batteria e abbiamo una micro SD da 4 giga inclusa. Andiamo a installare il telefono, mettiamo la SIM. Scusate un attimo, la micro USB in questo alloggiamento, la batteria da 1400 mAh ci garantisce una giornata di utilizzo intenso. Andiamo a chiudere bene la scocca, che è gommata. Non vi preoccupate, non è soggetta a graffi. Accendiamo il telefono. Intanto diciamo che abbiamo un display AMOLED da 3,7 pollici capacitivo HD. Poi abbiamo un processore Snapdragon da 1 GHz, sistema operativo Android 2.2, 512 MB di ROM e 576 di RAM. Come connettività abbiamo HSPA, GSM, GPRS, Edge, abbiamo il GPS, Bluetooth 2.1, Wi-Fi BG, abbiamo poi il jack da 3,5 come possiamo vedere qua, la micro USB, una fotocamera con autofocus e flash LED da 5 megapixel che gira video a 720 punti, ossia in alta definizione. Poi abbiamo qua davanti un mouse ottico, che è possibile anche utilizzare come tasto, pulsante indietro, cerca, menu e home di Android. Lato sinistro abbiamo il pulsante del volume, superiormente l'accensione e il jack delle cuffie, lato destro pulito, sotto il caricatore e il microfono. Mettiamo il PIN, scusate un attimo. Accendiamo il telefono. Il telefono è molto veloce grazie al suo processore. Ho messo una sequenza di sblocco abbastanza carina. Allora, abbiamo Android 2.2, quindi solito Android, vi faccio vedere, molto fluido comunque. Non ci sono impuntamenti o altre cose negative riguardo al sistema operativo. Andiamo sul desktop, che è ovviamente tutto personalizzabile tenendo premuto qua. Possiamo aggiungere widget, applicazioni, ossia le icone delle applicazioni, collegamenti o cartelle. In questo momento il wifi è attivo, queste sono delle piccole icone che permettono di gestire le connettività. Andiamo a vedere subito i messaggi. Ovviamente abbiamo, scusate, non posso farvi vedere i nomi, comunque abbiamo i messaggi raggruppati in chat, vi faccio vedere quelli della 3, come potete vedere. Scusate se copro. Andiamo a scrivere un nuovo messaggio. In verticale abbiamo la tastiera QWERTY, che ovviamente è possibile modificare mettendo altre tastiere installabili dal market, e in orizzontale abbiamo una tastiera estesa. Vediamo come si comporta.
questo caso avevo sbagliato, ho corretto subito. È molto veloce comunque scrivere con questo Desire. Poi andiamo in contatti, anche qua non vi posso far vedere. Facciamo aggiungi nuovi contatti, aggiungi un nuovo contatto. Possiamo mettere ovviamente tutte queste caratteristiche, sia nome, telefono, email, gruppi, ossia lavorativo, familiare, eccetera, compleanni e altro. È possibile sincronizzare il tutto con i vari social network. Infatti vi comparirà anche la foto del contatto di Facebook, se lo associate a Facebook o di un altro social network. Molto simpatica come cosa. Abbiamo l'applicativo di Facebook, le mappe che vanno molto veloce, il GPS prende immediatamente. Non abbiamo alcun problema. Ovviamente Google fornisce di serie un navigatore online, quindi vi consigliamo, se prendete questo telefono, di abbinarci un piano dati del vostro operatore. Io vi consiglio 3 personalmente. Entrando di nuovo nel menu, è possibile fare uno spot di questo cellulare, uno spot wifi, di massimo mi sembra 3 utenti o 2, non mi ricordo adesso. Molto comodo se viaggiate. Andiamo a vedere la fotocamera, che è da 5 megapixel. Prendiamo un altro telefono come soggetto. In questo caso io ho messo un tema, quindi non va abbastanza bene. Scusate un attimo, ecco qua. Allora, possiamo tenere premuto su un punto per fare l'autofocus e poi scatta. La foto è risolutissima. Andiamo a vedere, ovviamente c'è anche il flash, io l'ho messo automatico. Possiamo andare a vedere la foto nella galleria. Questa è un'altra foto che abbiamo fatto prima. Le foto è possibile scorrerle nel metodo classico come iPhone, per chi usa quel terminale. Andiamo a vedere i video. Vengono girati a 720 punti. Il pan è molto molto veloce. Andiamo a cancellare il video. Ovviamente c'è lo zoom e tutta un'altra serie di caratteristiche. Poi che altro? Vi faccio vedere la galleria di Android che è in 3D. Come potete vedere, io ho installato, ci cioè ho scaricato molti wallpaper abbastanza carini. Ovviamente è presente il multitouch. Sono sfondi molto carini. Nessun impuntamento. Andiamo a vedere il browser come si comporta. Ovviamente ci porta direttamente sulla pagina di HTC. Vedete, il rendering è molto veloce. Andiamo sul nostro sito. È già presente nei preferiti. Il browser visualizza flash, quindi potete vedere video di YouTube molto, molto comodamente. Il cellulare digerisce perfettamente anche i video scaricati dalla rete, anche in HD, ossia 720 punti, li digerisce molto bene. Anche su internet abbiamo multitouch, il rendering è veloce. Usciamo da internet. Quale altra caratteristica vi posso far vedere? Vediamo intanto le chiamate. Allora, andiamo a chiamare il 139. Attiviamo l'autoparlante. Benvenuto in 3. Questo servizio è riservato ai clienti 3 Business. Digiti il suo numero di telefono. L'autoparlante non è molto forte, però non gracchia. Però consigliamo comunque di acquistare
un auricolare Bluetooth, utilizzare quelli in dotazione. Andiamo a sentire anche i file musicali. Andiamo dal widget della musica. Proviamo a dare play. La qualità è molto buona, non abbiamo nessun stordio o altri tipi di rumori. Il telefono è molto fluido. Beh, che dire di questo telefono? È un telefono molto bello, non è soggetto a graffi, a parte sulla fotocamera, comunque non implica sulla qualità delle immagini scattate. Uno schermo in vetro molto bello, materiali buoni. È molto simile al Nexus One perché è prodotto dalla stessa casa, sia da HTC. Molto veloce, ve lo consigliamo. L'unico difetto è che ogni tanto, soprattutto nei punti bui, diciamo, si ha un po' l'effetto mano di iPhone, ossia tenendolo sotto dove è presente l'antenna da questa parte. La recezione ne risente un po'. Per il resto è un ottimo telefono, ve lo consigliamo davvero. Anche questa volta Mi End vi consiglia il meglio. Vi ringraziamo e buona visita. Ciao a tutti.